Abbiamo la necessità di avere degli obiettivi a breve termine, che sono quelli di garantire una migliore vivibilità ai cittadini, di riavviare dei servizi che siano, diciamo, dignitosi in ogni parte della città e ripartire con delle politiche di sviluppo. Napoli ha bisogno di maggiori investimenti, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di infrastrutture nuove, ha bisogno di poter dare un'opportunità a tutti. Viviamo un momento anche particolare nel Paese con la partenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo essere in grado di raccogliere questa sfida e di fare in modo che questi finanziamenti ricadano sulla città e creino opportunità di lavoro a Napoli, ma ovviamente poi miglioramento della competitività della città e della qualità della vita dei cittadini. Come prosegue l'interlocuzione con Roma sui soldi? È il tema più importante. C'è un ragionamento continuo, molto intenso. L'assessore Baretta sta seguendo tecnicamente il percorso, che è un percorso che è fatto di tanti pezzi, perché la situazione del comune è molto complessa, sia come debito pregresso che come disequilibrio della spesa corrente, ma sono fiducioso che alla fine troveremo la soluzione migliore per la città.